Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Jurassic World Game. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate hashtag Jurassic World Game qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. Andiamo avanti con questa nuova puntata. Allora, ero arrivato circa ad 80 e rotti milioni di soldini, però ho fatto ovviamente l'ulteriore upgrade. Infatti, se vedete, questa linea qui ormai da questo lato è completata, quindi adesso... Per farvi capire, i dinosauri che stanno qua sotto, che stanno più o meno al loro massimale, eccoli qui, stanno sui 251-234 a capoccia, quindi superano tutti i 200, basta che hanno da i lati questi qui e un Hammond nel punto finale, perché va a prendere anche l'altro. Quindi diciamo che arriveremo con questa combinazione più o meno a tutti a 250, cioè la media corretta sarebbe quella dell'Uerosauro, ok? Quindi tanta, tanta roba. Cominciamo a vedere più dindi. Allora, tanto adesso ne recuperiamo un pochino, perché ovviamente abbiamo aperto adesso il gioco, abbiamo recuperato tutto quello che potevamo fare. Quelli qua sopra tocca ancora recuperarli a mano, perché devo allargare ovviamente la cosa principale. Una volta che sarà pronta quella, saremo a veramente cavallo senza problemi. Allora, andiamo di qua, mamma mia quanta roba, e qua dovrei rimettere in ordine, qua fino a che non si allarga tutto sarà un deposito merci a tutti gli effetti, ok. Allora, non ho preparato partite, quindi le partite di oggi sono da fare almeno tutte, oppure vediamo dove arriviamo, e le altre me le faccio off, ovviamente cerchiamo di arrivare sempre alla nostra mezz'ora. Allora, abbiamo anche fatto un'altra cosa che ora vi faccio vedere. Ho messo a fare già dall'altro giorno i dinosauri nuovi. Intanto allarghiamo qua. Oh, livello 81. A secco, nuova espansione. Bustina nuova, grazie. Ci piace. Siamo di nuovo a 70 milioni, raga. Non abbiamo fatto niente, in pratica. Abbiamo solo ripreso i soldi, quindi yes. Stiamo arrivando al punto finalmente fatidico in cui prendiamo dindi a sbuffo. Ok, andiamo da questo lato che ci mettiamo verso il confine delle espansioni. Olè. Allora, ottieni, vai con i punticini per noi. Ottieni e vai con i punticini per noi. Olè. E andiamoci a prendere intanto, completa tre battaglie, lo facciamo dopo, un po' di robine del passo. C'è qualcosa dal passo? Io mica l'ho guardato. Diciamo che c'è un po' di tristezza. C'è una misteriosa stagionale. La possiamo sbattere i denti. Un po' tristina. Ok, abbiamo sicuramente qualcos'altro. DNA, va bene. Ovviamente stiamo verso il prossimo brunette. Abbiamo qua sopra, vedo questo qua che è solo col potenza. Il bronzo che va bene, lo potremo pure mettere a fa. Tanto è il bronzo. A proposito, andiamo qua dietro. Raccogli. Bustina misterioso Vibz. Continuiamo a salire. GV. Diciamo che dopo la puntata gigantesca di ieri, questa sarà una puntata, spero, molto più tranquilla. Ok, misterioso VIP bis, vista con la pubblicità. Altri dino dollari e ovviamente altri GV per noi. Non ci fanno di certo schifo. Andiamo a prendere la robina nel Mave. Olè. Ok, bella ciccia per noi. Non dispiace, assolutamente. E ottieni 10 da questi qua. Allora, un rinoceronte lanoso, l'abbiamo fuso l'altra volta, quindi questo è nuovo. E del DNA, che non è male uguale. Vai così, siamo quasi a 100.000 di DNA. Anche perché, ripeto, tra ieri e oggi mi sono dovuto mettere a togliere quelli lì nuovi che abbiamo preso con l'evento, insomma. Dracorex, vai. Ti dà rubina. Ok. Allora, qua andiamo a levare tutti quelli 5-6 ore che ho messo a fare ieri sera prima di dormire. Perfetto, questo dovrebbe andare poi a fare una fusion. No, non la fa la fusion perché già ce n'è uno al 20. Allora, da un punto di vista sono stato fortunello, dall'altra ci vorrà un po' di tempo per fare tutte le altre cosine. Ok. Vai così. Oggi c'è un po' di laghina. Mastodontosauro, non so perché, spero che non ci sia qualche evento in corso sul mio PC. C'è qualche evento in corso sul mio PC, quindi datemi un attimo di tempo. Comunque il mio computer si diverte a fare gli aggiornamenti di Windows sempre quando io sto facendo cose, non so perché si diverte così. Allora, intanto un codice Uven che possiamo mandare a quel paese. Proseguiamo con ovviamente il nostro rilascio dei dinosauri, perché ce n'è uno importante che è lo stegoceratopo, che mi è stato dato con la giornaliera di ieri, se non erro. Entrando regalava uno stegoceratopo, quindi in pratica va a pennello con la missione quella lì che ci abbiamo da portare avanti.
Ok. Vai così. Così possiamo fare un bello seguocerà dopo al 2. Intanto abbiamo fatto la missione. Ole. Portata a casa la missione. Un aiuto da lontano. Tanta roba. Vediamo un po'. E si va avanti. Nuova fase. Ole. Sposta una cascata selvaggia vicino a una scultura del mosasauro. Raccogli da un museo olografico 5 volte. Abbastanza facile questa. Ok. Il problema è l'altra. Va bene. Non so se me la contate. Yes. Sposta una cascata vicino a una scultura del mosasauro. Una cascata è questa. La scultura del mosasauro dovrei averla di là. La dovrei avere qui. Una me la ricordo. Dovrebbe essere questa. Yes. Sposta. Facciamo al contrario. Funziona uguale? No. Ok. Ah, bastata riprenderla e ripiazzarla. Fantastico. Missione fatta. Olè. Andiamo avanti. Perfetto. Raccogli 12.000 monete da un anfiteatro del West. Raccogli da una ruota panoramica rivoluzione 5 volte. Sposta 3 punti di osservazione attorno a un dinosauro. Qual è il ponte di osservazione adesso? Dov'è? Quale sarebbe dei tanti? Questo? No. No. Mi sono perso il ponte di osservazione. Eppure sta qua da ste parti. Saranno questi alti, sì. Ok, quindi li dobbiamo fare. Riportiamo questi, li depositiamo, così facciamo prima, perché se li porto uno a uno ci metto una vita. Mi riporto tutti di là. Ok, così le vamo pure di qua finalmente. Prendiamo un qualsiasi dinosauro. Perfetto. E andiamo a mettere i nostri bellissimi ponti di osservazione. Allora, ponte di osservazione non è molto costoso, me li ricordo. Ok, quindi uno, due. Ho seguito l'indicazione della missione, 3, 4. Dovrebbero essere tutti, presumo. No, non capisco. Ok. Fatta, perfetto. Allora, una parte della missione è fatta, ovviamente, non tutta. Raccogli una ruota panoramica rivoluzione 5 volte, raccogli 12.000 monete da un anfiteatro del West. Allora, la problematica è che l'anfiteatro del West ce l'abbiamo. Ovviamente ogni 12 ore c'è da roba, quindi ne dovrei fare altri oppure aspettare la mission. Ma intanto posso portarmi avanti la seconda pezzettina della missione, che è raccogliere una ruota panoramica 5 volte. Effettivamente questa è pure facile, possiamo fare dopo, non ci frega niente, dai. Andiamo a fare le cose importanti, intanto un paio di missioni ce le siamo portate a casa. Ok, intanto vedo che il mio sistema sta di nuovo facendo cose, non so perché gli gira male ogni tanto. Ok, eppure gli aggiornamenti l'ho bloccati. Allora, abbiamo messo a costruire lì, abbiamo battaglie da fare, yes. Intanto mi prendo pure la ciccia da qua, non se la scordiamo. Allora, abbiamo un bellissimo livello battaglia che si è sbloccato mo. Poi abbiamo un VIP con 3 disponibili da fare. Un mostri degli abissi. Il problema è che mi sa che pure il VIP è con i mostri degli abissi. Porca zozza. Siamo nei guai. Siamo nei guai, ragazzi. E poi abbiamo il boss eventi mondiali, dove vorrei tirare un bel caricone di danni per prendere più DNA possibili. Anche per vedere com'è sto Alpha 06. Deve essere molto bello. Allora, andiamo immediatamente a fare quello che dovevamo fare. Partiamo da un bel VIP. Ovviamente dobbiamo regolarci. E a sto punto andiamo più bassi, così per quell'evento più grande ci abbiamo dinosauri adatti. Li giochiamo seri in questi 3 step. Non preparati, vi ripeto, non l'ho preparati. Allora abbiamo un bel Sukodo, che è debole ovviamente adesso. Poi abbiamo un bel questo, che è debole a Dagoderma. E poi abbiamo Platecarpo, che è debole ovviamente a Conchiglietta. Quindi mettiamo un po' più piccolini e gestiamo la situazione se ce la facciamo. In pratica l'unico tankoso con più vita è l'Edesto. Gli altri hanno pochissima vita e tanto attacco. Vai così. I grossi ce li teniamo per l'altro evento sopra. Oh, 2 attacchi secchi, proprio neanche desposti, va bene. Siamo contenti di questo. Ok. 2 e ci portiamo uno da parte. Voilà. Ci piace, ci piace. Ragazzi, mi raccomando, andate a vedere i video di Monopoli, perché ci sono le informazioni di oggi.
E mi raccomando, dopo esce Pokémon TCG Pocket, il rilascio globale. Potete scaricarlo anche voi, mi raccomando, direttamente dal Play Store. Allora, andiamo a fare il change perché mi ha attaccato il maledetto. Quindi, visto che mi ha attaccato, noi lo riattacchiamo a nostra volta. No, aiaiai, ho sbagliato. Mi sono distratto a parlare delle cose nuove. Vedete quanto sono molto facile mentalmente? Come mi distraggo facile? Un attacco non ci può uccidere, fortunatamente per noi. Però almeno ha usato tutto? No, ha fatto un cambio e un attacco. Un cambio e un attacco, quindi c'ha una difesa. Il cattivone ha tenuto uno in difesa. Ok, cavone. Pregato. Va bene. Dai che ci siamo. E ci leviamo il primo step. Sono tre step, raga. Oggi non ho anticipato nessuno step. Perché erano un po' meno. Ho detto facciamocelo insieme. Così almeno il video viene sempre bello carnoso. E almeno vedete come è abbastanza tranquillo fare alcuni di questi eventi. Addirittura questo potrei eliminarlo con le destre direttamente. Tipo un bel 5 secco. E ciaone. Ale. Ovviamente perché abbiamo i dinosauri ormai. Anzi, i marini in questo caso. No, i subacquei. Sarebbe proprio la definizione corretta. Ok. Codice Owen, puoi anche andare a quel paese. Mi dispiace. Allora, questo c'ha pochissima vita. E noi abbiamo tanti dinosauri bassi che hanno attacco sufficiente per fare la one shot. E la potremmo fare con chiunque in pratica. Tipo pure con questo. Un bel megalodonte secchissimo. Che va, elimina secco. Poi questo debole a conchigliozza. Serve una conchigliozza decente. Umonasauro basta e avanza. E poi abbiamo Ortocantus 950-243. Ovviamente è debole. Ho fatto un piccolo errore di calcolo. Yes, ne sono accorto adesso. Forse no. Dovrebbe essere corretto. Scusate, cosa ho sbagliato? Ah, sono due della stessa tipologia. Ecco perché mi stavo sbagliando. A sto punto andiamo di... possiamo azzardare col Mosasauro. Dovremmo riuscirci, insomma, dai. Ok, questo è un one shottato, quindi ce lo leviamo subito di mezzo. Voilà. Che piace. Uno andato immediately. Ok, Mosasauro Gen 2. Con due attacchi può ucciderci. Nessun problema. Fallo comunque. Olè. E poi tocca a noi. Con due attacchi vai giù. E quindi siamo sempre nella stessa situazione di parità. Anzi, di vantaggio mio, perché inizio io essendo contro un bot. Ok, con due attacchi ugualmente lui riesce a uccidermi. Ipoteticamente. Vediamo un po'. Perfect. E noi con tre lo eliminiamo. È tutta una catena perfetta. Voilà. Penso di utilizzare i nostri massimi. Lo utilizziamo dopo nell'evento con le mod. Non ho visto neanche che dinosauri ci stanno nell'evento con le mod. So solo che sono acquatici. Quindi presumo sia alto come evento. Presumo, poi. Bisogna vedere. Allora, eventi esclusivi. Terzo step. Sono ancora bassissimi. Noi ne abbiamo tantissimi alti, quindi posso anche cominciare a alzare il tiro. Con grande tranquillità. Una conchiglietta che non potrà morire mai. Un bellissimo temnodontosauro conchiglietta che è debole ovviamente a grotta. Possiamo fare pure Bananogminus. E poi un geosauro debole a plotosauro. Ok. Andiamo di cattiveria. E ci portiamo a casa anche questo bellissimo premio argento per oggi. Quindi oggi già stiamo con un level up. Con un paio di missioni fatte alla grande. Proprio immediate. Oh, one shot pure dell'omorosauro per 6 punti di attacco. Bellissimo. Niente male. Ok. Si prosegue. 2. Ho fatto change. E attacca. Nessun problema. Avendo fatto change ci ha dato un piccolo vantaggio. Non riesco a eliminarlo però. Vabbè, non è un problema perché comunque il Plotosauro c'ha 1550. Quindi anche se fosse che prova a fare un cambio attacco non dovrebbe morire. Vediamo un po'.
E dopo noi con 3 dovremo farcela se lui fa il change. Se fa l'attacco ce la famo uguale. Infatti è rimasto qui da noi, ha attaccato 2 e noi diamo 2 a quello dopo. Ok, per ora è una puntata di marini, di acquatici. Vai. Temnodontosauro che attacca peso. Olè. Plodosauro va giù. Nessun problem. E poi dopo stiamo andando a velocità normale. Perché mi sei resettato? Boh, non lo so sta cosa. Bananognus, 6 attacchi sulla faccia. Non ha tanta vita, ma è un ottimo attaccante. E serve anche per un ibrido molto importante. Il problema è che trovarla è difficile. Vai, vittoria portata a casa. Ricompensa argento, quindi l'argent. E si mette a pizzo un po' di GV. Niente male. Ok, intanto fatemi levare sto codice Owen perché mi sta rimbambì. Mi dice ottieni... Ah, quello giornaliero ovviamente. Ok, bustina 24 ore che non avevamo ancora aperto. Ce l'apriamo, così ci prendiamo pure 260 GV. Siamo già quasi a 9.000-10.000 GV. E ricominceremo a mettere a pizzo. Come abbiamo fatto in passato. Cioè, oh, ho visto una cosa importante. Dopo lo facciamo. Dopo andiamo a fare quella gonna, molto carina. Allora, proseguiamo. Eventi. Potremmo fare... Senza saperne leggere né scrivere, livello battaglia. Molto tranquillotto. Beh, tranquillotto un par di ciufoli, sono comunque grandicelli. Mi porto il consognato piccolo, così gli altri li tengo per fare l'attacco sul boss. Voglio fare una bella cattiveria al boss. E ci tiriamo proprio il massimale che possiamo sul boss. Usiamo doppio triple e Indominus, proprio cattiveria. Oppure doppio piccolo e acquatico, proprio per caricare la bestia. Il problema è che se muore con tutti quegli attacchi è uno spreco, secondo me non conviene, però. Allora, Aeriops, 3754, 503, sono dei grossi. Non so per niente piccoli, raga. Abbiamo un problema comunque logistico, cioè nel senso... E fa sto stage... Che poi qual era questo? Aspetta, mi sono perso. Ah, il livello battaglia, mamma mia. È mastodontico questo livello battaglia. Va bene, lo so che c'è dai 7000 punticini, però... E allora ci devo andare enorme pure io. Mediamente, potrei pure fare... Pelegactilo, però rischio troppo perché c'hanno tanta vita. Devo giocarmela al massimale possibile. È un peccato, vabbè, facciamo così. Tapecialosauro, ovviamente un carnivoro con tanto attacco. Per fortuna di bassi con tanto attacco ce ne abbiamo diversi. Tipo il Proceratosauro è tanta roba. Però è molto rischiosa sta cosa che sto a fare. Proviamo. È un rischio e anche uno spreco se mi va male. Ok. Allora, ovviamente lui col carnivoro non cambierà il suo dinosauro, perché gli conviene tenere l'anfibio contro un carnivoro come il consognato. Ok, 2, 1, come mi avete insegnato voi. Aeriops non attacca stavolta, quindi diciamo che ci siamo parati, non dico inutilmente, però è andata bene uguale, perché noi dobbiamo mantenere l'equilibrio delle difese. Ok, potrebbe attaccarmi 4. Vediamo un po'. Attacca 3, quindi ha 1 in difesa. Va bene. Allora, adesso andiamo di Tapecialosauro, che dovrebbe ucciderlo con 3. No, però c'ha 1 in difesa. Con 4. E poi devo difendere 3. Per farlo rimanere vivo. Che dopo c'è l'erbivoro. Anzi, non so manco quant'è quell'erbivoro. Potrei non farcelo uguale. 1600, sì, ce la faccio, però a che prezzo? Pesante. Allora, ipoteticamente io potrei andare direttamente col carnivoro e buttarlo giù con pochi attacchi. Ci muore il carnivoro, anche perché ha attaccato con tutto, giusto? Sì. Perfetto, ma il Proceratosauro muore sicuro, 100-100. Beh, attaccherà 3, ovviamente. Allora, io potrei pure switchare. Perché con 3, 9, 18 lo dovrei eliminare. Me la rischio. Vado secco.
Dovremmo starci. Perfetto, 9-18. Preciso, 2002. Ovviamente ci stanno sempre lo scarto in aumento di una percentuale. Quindi io vado sempre sul minimo a contare per sicurezza, perché sul momento non è detto stare a contare troppo precisi. Allora, abbiamo fatto il livello battaglia, abbiamo fatto il livello VIP. Mi manca un livello acquatico, mostro degli abissi. Questo non penso che me lo faccia adesso, perché ci metto anche troppo, forse ci allunghiamo troppo. Poi facciamo boss eventi mondiali, bello cattivo. Fammi vedere questo com'è. Ma raga, questo è facilissimo. Ma dai. Cioè, un evento del genere con le mod, me lo fai così easy? Cioè, posso pure non usare le mod. Le porto solo quelle che one shot e me levo l'evento. Lo facciamo? Oppure usiamo roba più piccola. A parte che oggi non ci sono altri eventi acquatici, e questi con 2-3 ore si ricaricano. Quindi facciamo così e basta. Allora, Tarta Auga, Enodo cattivissimo, Ortogone gigante cattivissimo. Ovviamente sempre qualcosa contro loro. Dovrei mettere un altro cosino. Temnodontosauro, vai, inizia. 3 milioni. Non hanno mod loro. È veramente ridicolo. Io non capisco sti divari pazzeschi tra un evento e l'altro, raga. Non li comprendo. Cioè, che senso c'ha che tu mi metti un evento acquatico a 3 con la ricompensa argento e poi metti un livello mod con dei acquatici che non hanno neanche il livello per combattere normalmente? Ok, io li avrei capiti prima. Perché non questi non si adattano come i dinosauri normali? Io non lo so. C'è qualcosa che non mi torna. Io ho fatto tutto con l'Enodo. Potevo fare tutto con l'Enodo. Dai. Dimmi tu. E questo è un evento mod. Vabbè, ripeto, non mi dispiace, per carità. Mi semplifica la cosa. Forse perché c'ha la ruota dei premi, quindi vale meno come evento. Potrebbe essere. Non saprei. Allora, intanto là mi carica un altro punticino. Qua abbiamo fatto una missioncina. Niente mele. Allora, battaglia. Evento. Evento boss, evento mondiale. E lo andiamo a fare ipercaricone. A parte che stanno già benissimo, però noi vogliamo un po' di roba. Allora, abbiamo capito che è un carnivoro, quindi ovviamente noi andremo col nostro mastodonto. Però voglio fare la pezzata. Mi porto un Sinosauropteryx grosso grosso. E mi porto... potrei pure portarmi un altro Sinosauropteryx, però forse è il caso di variare. Quindi mettere un anfibio, sicuramente il più alto che ho, e il carnivoro più potente che ho, che ovviamente dovrebbe essere il nostro bellissimo Indoraptor come attacco, ipoteticamente. Allora, vai. Bella lotta mondiale. Boss Alpha 06. Mazza quanto è bello comunque. Allora, partiamo subito con un bel divertimento contro il nostro povero Alpha 06. Vediamo un po' se è aggressivo. Intanto è aggressivissimo. Ok. Problema, ammazza, già 2007. Mo' che ci sto a pensare, è già alto. Interesting. Ok. Vediamo un po' se riusciamo a gestire la situation. Fortunatamente non ha attaccato, a parte che non sarebbe cambiato niente. Noi facciamo un bel 4 secco. Lui potrebbe caricare ancora di più, attaccarci e basta. Vediamo un po' cosa fa. Carica ancora di più, buono per noi, perché noi possiamo fare un bello scherzotto. Vediamo un po' cosa fa. Difende. Allora, se mi attacca 7 mi ha fregato. No, c'ha 6, non mi può attaccare 7. Attacca 5. Attacca 6. Va bene. Olè, ha levato tutto, quindi non ha difese. Vai così, 1. 2 attacchi bastano e avanzano per ora. E facciamo un bel 3 da parte. Anzi, faccio un 4 da parte e un 1. E poi riutilizzo il Sinosauropteryx. Così proprio facciamo il meglio che possiamo. Perfetto. Alpha 06 sale. Vai così. Non ha attaccato. Quindi noi adesso abbiamo possibilità di ritornare sul Sinosauropteryx.
Sperando che si ricarica. Yeah. Fantastico. Ok, difende 2. No, se mi attacca 7 mi rovina. Sta 6 di nuovo, potrebbe riattaccarmi 6. Oh, ha attaccato di nuovo 6. Quindi ha levato di nuovo tutti i suoi attacchi. Mamma mia. Dipende tutto dal Sinosauropteryx quanto si ricarica il nostro livellare l'Alpha 06, raga. 1, di nuovo 2 attacchi per eliminarlo perché non ha aumentato di tanta vita. 4 e 1 da parte. Ok, quindi difendiamo di nuovo tutto. Così se dovesse attaccare non ci elimina in nessuna maniera il nostro anfibio. Lo stiamo mantenendo full vita. Non attacca di nuovo. Sinosauropteryx, fammi lo scherzone, ti prego, fammelo. Fammi lo scherzone. Ah, non me l'ha fatto. Vabbè, ci accontentiamo. Ha retto 2 attacchi, abbiamo fatto 2 livelli solo di Sinosauropteryx in pratica. Ok, attacca 5 stavolta. Sta facendo il prudente. Ha cambiato meccanica. Ok. 1 2. Bastano sempre 2. A sto punto, visto che prima non ci ha attaccato, opterei per fare un 4-2-2. No, ho sbagliato a contare. È vero, c'aveva uno in difesa, lo sapevo pure. No, son pirla. Però stavolta non mi ha attaccato. Vuole attaccare 6 di nuovo. E allora facciamo 6-2. Lo trolliamo. Vediamo un po' se mi attacca. Se ci prova. E attacca 5. Ok, quindi con dinosauri a più livello tende ad avere più prudenza. Quindi c'ha una difesa. Non bastano 2 attacchi per eliminarlo, ne servono 3. Quindi ipoteticamente lui adesso che fa? Pensa che può attaccarmi perché ho meno roba? Potrei fare un 1-2. Controlliamo. Dai che gli facciamo un bel level up dei danni a... Comunque c'ho il ciuffo fuori dal cappello oggi che è uscito così. Allora, siamo al... non mi ricordo a quale livello. Non ha attaccato come previsto. Abbiamo capito che lui tende ad attaccare almeno 5. Quindi se arriva a 6 può farlo. E ne mettiamo uno da parte. Ah, 8. No, vabbè. No, vabbè. No, ci attacca tutto. Attacca 6 stavolta. Quindi c'ha 2 in difesa. E sta per arrivare il momento cruciale. Attacca 6, c'ha 2 in difesa. Mi sa che adesso il nostro piccolo mastodonto sauro non dovrebbe morire. E comunque ci abbiamo sufficiente vita. Però, ora che ci penso, insomma... Boss livello 5. Gli stiamo facendo un sacco di danni sulla capoccia, poraccio. Non ha attaccato di nuovo. Quindi adesso io alzerei il tiro con un 4 difese. Ha parato 1. Potrebbe essere un 6. È un 7 addirittura. Allora, potrebbe attaccarmi 5 o 6. 7 secco. Per fortuna che ovviamente è un anfibio. Con 2 attacchi non l'elimino. Niente, mi sa che il prossimo giro mastodonto muore. Vai. Lo stiamo livellando alla grande. Stiamo dando il nostro aiuto. Ok. Alpha 06, 4137 arriva, non attacca di nuovo. Quindi ci sta fregando alla grande. Se io paro 4 e lui attacca di nuovo così tanto, mi frega. Mi sa che riattacca 7. No, 6 c'ha. Potrebbe attaccare 6 o 5. Attacca 5, quindi 1 in difesa di nuovo. Ok. E allora tocca cominciare a caricarlo bene. 3. E devo attaccare tutto, raga. Addio mastodonto, mi sa che muore male. Però l'abbiamo livellato veramente tanto. Abbiamo ancora il carnivoro. Vai. Niente male. Alpha 06. Ecco che muore ovviamente mastodonto, che prende 3 attacchi in faccia. Quindi c'ha 1 in difesa al nostro avversario. Il problema è che mo' attacca pieno. Mi sa che l'Indoraptor morirà tra poco. No, ci vogliono tutti e 4 gli attacchi, quindi l'Indoraptor muore. Per forza. Gli abbiamo fatto 11.003 in faccia. Olè, Alpha 0. 6 diventa un bellissimo livello 8. Niente male. Ok, 5 attacchi ovviamente, Indoraptor va giù. Wow, che battaglione. Ok,
E quanta roba prendiamo? Intanto 41.000 danni. 4.718. Già fatti a prima botta. Quindi tanta roba. Prendiamoci tutto il DNA che possiamo. Usa due creature erbivori. Che senso avrebbe usare due creature erbivori contro un carnivoro? Ah, lo sapete come posso fare? Col triple? Potrebbe essere un'idea. Usarli come sacrifici. Ok. Non siamo andati per niente male. Contributore novizio. Addirittura, beh, perché dovrei fare un sacco di cose. Segui due attacchi da 6 punti. Usa due creature erbivore. Infliggi più danni. Quindi basterebbe fare altri danni a questo bellissimo dinosauro. Ok, intanto ci prendiamo i punticini di alfa. Stiamo per arrivare a 2000, perché mi sembra che erano 2000 che me ne servivano per fare l'ibrido quello nuovo. Ah, non ho messo a fare dinosauri nuovi. Intanto c'ho da portarmi via ancora questi qua da 6 ore, quindi li devo levare immediatamente quest'anno. Tutti quelli dell'oro puro che abbiamo fatto insieme, raga. C'è ancora dei Proceratopo, cioè Proceratopo può diventare ancora più potente sotto le nostre mani, e anche senza maxarlo. Allora, Ortogantus, intanto, ora mi rifaccio tutta la lista di questi qua. Così in 6 ore me li levo e poi continuo a fare altri dinosauri, ragazzi. Assolutamente. Roba cicciotta per noi. Ok. Leolambia. Peccato che ne abbiamo trovato uno solo, perché sennò potevamo fare veramente un bel lavoretto. Olè. Ci facciamo un'altra cosina qua. Vediamo un po'. Dove sta? Mi sono perso. Madonna, quanto è fastidioso avere tutti questi leggendari. Cioè, è bello da un punto di vista perché mi potenzia alla grande. Tanto a dinosauro. Ok. E andiamo a levarci l'altro. Mi sa che piano piano mi comincio a vendere un po' di questi dinosauri leggendari per DNA o per GV. Secondo me. Perché sì, sono belli, però non sono neanche i più utili che mi servono. Mi servirebbero come collezione e come fusion alcuni, però... Allora, Brontoterio, ok. Così c'è un secondo da mettere a fare. Ok, questi scadono tra 6 ore e siamo a posto. Allora, ci siamo fatti l'allarme boss con l'Alpha 06, tanta roba. Abbiamo fatto il livello 81, abbiamo fatto delle mission, abbiamo fatto tutte le battaglie, compreso il livello battaglia 82. Livello battaglia 81. E lotta per i fondi è l'unica cosa che non abbiamo fatto, però se no ci allunghiamo troppo. Va bene, questa era la puntata di oggi, spero vi sia piaciuta. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag Jurassic World Game qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino, e ci vediamo nel prossimo video.